1000 lavoratori dello stabilimento Ilva di Cornigliano a Genova sono scesi in piazza per protestare contro gli esuberi annunciati dalla nuova proprietà. Il corteo è partito dai cancelli dello stabilimento dopo l'assemblea indetta dai sindacati. La richiesta dei sindacati al governo? Un incontro urgente con tutti i firmatari dell'accordo di programma sullo stabilimento per confermare gli impegni previsti all'interno della trattativa in corso per la cessione di Ilva. Il segretario genovese della FIOM, CGL, Bruno Manganaro, ha spiegato i motivi della protesta. Chiediamo di rispettare l'accordo di programma del 2005. Rispettando quell'accordo si confermano milioni di metri quadri, 50 anni di concessioni, tutti gli investimenti che non sono ancora finiti, quindi per esempio la banda stagnata, e si confermano tutti, sottolineo tutti, gli occupati oggi all'Ilva di Cornigliano. Il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti. Le istituzioni locali sono in questa battaglia unite, anche perché sono firmatarie di un accordo di programma che legava la chiusura dell'area calda di Cornigliano a una serie di interventi su questa città, molti dei quali a carico delle istituzioni, alcuni dei quali a carico delle aziende, ed è un accordo che a tutt'oggi è valido. A tutt'oggi esiste una società, la società di Cornigliano, che sta investendo denaro proprio in funzione di quell'accordo, quindi stiamo parlando di soldi pubblici, di obblighi privati, di impegni presi dalle organizzazioni sindacali e delle istituzioni.